Gianni Conacione per Libri.tv, siamo in compagnia della signora Loretta. In famiglia lei deve in qualche modo ingegnarsi per realizzare un'alimentazione parallela, nel senso che ha un figlio celiaco e quindi in qualche modo è interessata a questo Guinness, che se può avere in qualche modo un riflesso positivo e soprattutto pratico è quello di sensibilizzare un pochino il discorso sulla celiachia e l'alimentazione per celiaci. Signora, è difficoltoso dare la possibilità appunto al proprio figlio di trovare della pizza compatibile con la sua patologia? Diciamo che attraverso l'associazione italiana celiachia troviamo su internet determinate pizzerie che fanno la pizza senza glutine, quindi uno spulcia questo sito e vede un attimino dove può recarsi la pizzeria più consona. Nella zona nostra, zona di Roma Tuscolano, ci sta il Millennium, poi c'è il Portico, quindi il ragazzo si deve adeguare, perché se no effettivamente in altre è difficoltoso, a meno che... Ci sono anche adesso i punti pizza, quelli della DS, che hanno la pizza pronta. Sì, adesso senza scendere nella pubblicità che... No. Io... Mi è venuto in mente adesso, in questo momento, sì, Io peraltro volevo chiederle se, a livello di economia domestica, di pratica, adesso non so se lei lavora, fa la casalinga o che, ma insomma nella preparazione dei cibi a casa, volendo fare una pizza per celiaci, è una cosa difficile, utilizzare quindi i prodotti non nella farina normale? Sì, effettivamente è difficile. La preparazione è particolare perché ci ho messo un po' di tempo prima di imparare, perché chiaramente mio figlio si lamentava che prima la pizza era dura o non era lievitata bene, e quindi ormai sono passati quasi 10 anni e sono diventata abbastanza esperta, e quindi la lascio lievitare anche 6-8 ore adesso tranquillamente, la faccio lievitare la mattina e poi la sera gliela preparo, però è difficile la lavorazione proprio manuale, infatti io lo lavoro con le fruste. Quindi non è una cosa semplice, poi ci vuole tanta pazienza. Allora, chiediamo adesso alla mamma in qualche modo, io so che sono problematiche quando appunto delle persone celiache mangiano anche le contaminazioni che possono venire da preparazioni di altri cibi, ecco, che cosa rischia un ragazzo, chiunque è celiaco, se mangia qualcosa che non è appunto, che contiene glutine in pratica? Se mangia... sta malissimo, poi dipende dalla soglia di celiachia che uno ha. Mio figlio è molto sensibile, i sintomi sono i soliti sintomi che uno ha: mal di stomaco, può essere diarrea, vomito, poi sono tanti i sintomi. Però la contaminazione è effettivamente molto molto seria, perché tante volte uno basta che poggia, faccio per dire, uno spicchio di mela pulito sulla tovaglia dove ci stanno delle briciole, già non va bene. Oppure utilizzare, quando uno cucina, l'acqua dove uno ci cuoce la pasta, o friggere nell'olio, assolutamente. Quando andiamo in qualche ristorante io... purtroppo sono molto severa e chiedo sempre: o mi porto la pentola, oppure se non hanno gli strumenti, io le porto sempre per prevenzione. Quindi lei porta le cose al ristorante per... Tante volte è capitato che mi sono portata la pentola con lo scolapasta, perché loro non hanno una pentola idonea per celiaci, perché il glutine, deve sapere, quando lei cucina, la pasta è quella patina collosa, allora ha voglia a pulirla bene con acqua e sapone, perché se tu la usi di solito rimane sempre, quindi non va bene, a meno che lei non ci fa il riso, allora ci cucina solo il riso. Io a casa ho delle pentole specifiche, delle pentole sono solo per lui e altre sono per tutti. Così quando devo cucinare il panato, la cotoletta, a quel punto io la faccio tutta senza glutine, a meno che proprio lui non c'è, ha capito? Non è che mi metto, perché poi l'olio è uno solo, se no dovrei fare due fritture separate. È una cosa abbastanza complicata. Sì, però la stessa cosa quando uno deve fare, usare la farina, quella normale, pure per i cilici è difficoltoso e pericoloso respirarla. Questo sì, quindi ci vuole un po' d'attenzione su questo. Purtroppo la difficoltà concreta, pratica, nella quotidianità di tutti i giorni è il bar. Quando lei va al bar non trova un biscotto, un cornetto, i ragazzi non hanno questa possibilità, possono soltanto bere il latte o il tè
o il caffè, però di un, cioè un panino non c'è. Uno deve sempre e comunque portarsi tutto da casa. E quindi questa, ecco, è la grossa. Anche qui, per esempio, oggi che siamo venuti, l'unica cosa che ha potuto mangiare Edoardo è stato proprio, non c'entra niente, il salame senza glutine di là, le coppiette, perché sennò di pane e altre cose non c'era niente, un panino. E quindi aspetta, siamo venuti a, per mangiare la, per... stavo giusto dicendo, aspettiamo quindi di poter degustare questa pizza. Lui vive di pizza, perché io sono molto pratica, quindi io gliela, quando gliela preparo, gliene preparo tanta, gliela congelo a pezzi. Uh-huh. E lui quando viene a casa scarta e se la scalda tranquillamente, però ecco, la difficoltà un pochino c'è. Non è così semplice, insomma. E allora, nella prospettiva e nell'augurio che, diciamo, queste difficoltà diminuiscano e che tutti i prodotti per celiaci siano più accessibili e più diffusi in tutte quante le zone di ristorazione, ringraziamo la signora Loretta, le diamo appuntamento su libri.tv per questa intervista e le altre che realizzeremo. Grazie ancora. Toccala, toccatela con dito. Michele, siamo rubati la pizza, tutta per lui. Sta a fregare i pezzi di pizza. Sta a fregare la pizza, sto ragazzo. Il record pizza più grande del mondo come attempt. Poi vediamo se diventa holder, non lo so. E il progetto è appunto sull'aria e sulla pizza. Io vi ringrazio in nome di tutti. Se venite qua dietro un attimo ci facciamo una foto tutti assieme, di nuovo. Ufficialmente. Dopo, ecco, venite pure, però siamo in diretta, quindi dobbiamo tenere anche quelli che sono i ritmi della televisione. Andiamo indietro, grazie. Allargate. Qualcuno anche davanti. Allargate che ci posizioniamo troppo. Bene, allora, questa, dicevamo, è anche una pizza molto particolare, perché è stata impastata con una farina gluten free. Allora vorrei chiamare qui sul palco i protagonisti di questa straordinaria azienda, che è il dottor Scher. Allora, vorrei tutti i protagonisti, li presentiamo. Allora, dottor Ulrich Ladurner. Dottor Martin, vieni, eccoci qua. Eh no, ma questo, siamo a Roma, qui ci vuole un applauso caloroso, perché sono i veri protagonisti e vi racconteranno cosa ci sta dietro questi uomini. Straordinario. Martin? Ma io vorrei passare la parola al nostro proprietario, al signor Ladurner, che ovviamente è il suo momento per presentare l'azienda e dire perché abbiamo sponsorizzato il progetto, che per noi è un progetto bellissimo, di grande entusiasmo. Certamente, anche di grande gioia. Allora, presidente, dicevamo, una pizza che utilizza questo prodotto, che dietro, come dicevamo, ci sta tantissima ricerca, tantissimo investimento, ma è anche, io devo dire, anche tanta gioia, perché questi uomini, come dire, ti trasmettono questa gioia nel lavoro e nella quotidianità. Presidente, perché nasce questa pizza? Ma questa pizza è idea di Sordi. Noi abbiamo fatto la farina, un camion di farina partito da Bolzano fino a Roma, e questo forse è anche importante, forse è anche decisivo per la farina giusta per fare questa piano. L'aveva pensata, l'aveva sognata una scenografia di questo genere? Quando immaginavate, al di là, dopo e prima di questi sacchi che sono arrivati, di questa straordinaria farina? No, devo essere sincero, ero molto sorpreso della grandezza della pizza, non sapevo che diventa così grande. Facciamo un applauso, grazie, sì, di una simpatia incredibile. Doviglio. Noi lavoriamo per Scher, io volevo approfittare per ringraziare l'azienda Scher in tutti questi anni, che ci ha permesso di conoscere ancora meglio il gluten free. Noi ci mettiamo idee, ci mettiamo mano d'opera, però è anche grazie a un'azienda molto seria, molto all'avanguardia,
Nella storia appunto dei locali pubblici la pizza è diventata anche DS Pizza Point per noi, e vorrei chiamare qua quello che è anche il nostro capo, l'ex barman, se è possibile mi farebbe piacere, e anche Sara D'Agostini e anche Carolin. Io l'azienda di Bolzano, io non conosco bene il tedesco, quindi non pronuncio bene i nomi, però mi fa piacere molto. E se ho dimenticato qualcuno, aiutatemi se c'è qualche altra persona. È venuta giù tutta l'azienda Share al completo, e credo che il prodotto gluten free sia sicuramente quello che unisce ad oggi. Questa pizza non è una pizza normale, è gluten free, quindi è una cosa nuova, una cosa particolare, e essendo un problema mondiale, credo che siamo tutti qui anche per dare un'immagine del prodotto italiano, ma sì, grazie alla manodopera, alla pizza, al progetto, ma sicuramente senza Share non si poteva fare. Quindi io ringrazio l'azienda Share a nome mio e a nome di Record Pizza Man e di tutto lo staff. Bene, dicevamo una pizza da record, una pizza con dei numeri straordinari. Pensiamo che fra pochi minuti andremo a distribuire 50.000 porzioni di pizza, quindi qui dietro ci sono 50.000 porzioni, può mangiare una città come Imola, ecco, mi viene in mente Imola essendo io un bolognese, quindi anche questo un record. 4.500 kg di acqua, 135 kg di lievito, 1200 metri quadri per 40 metri di diametro, 5.234 lastre, poi 36, mi corregge. Lascia a te la seconda parte, Dovilio. Sì, una pizza che ha determinate misure, e la cosa particolare era come costruirla, e quindi abbiamo fatto un disegno CAD, l'abbiamo sezionata, abbiamo creato tre corridoi, poi tutte queste cose saranno visibili nel sito internet. Questi tre corridoi sezionati ci hanno permesso di costruirla durante, il piatto è stato costruito assieme alla pizza di mano in mano, quindi due squadre, una che costruiva il piatto, l'altra che faceva prelavorazioni, e poi ad ogni sezione abbiamo dato altri nomi. E poi, diciamo così, abbiamo chiuso i corridoi uscendo, e abbiamo dovuto costruire delle attrezzature particolari per fare questo, dei cucchiai con 6 metri di manico telescopico, la fine del cucchiaio è una padella di 38 cm di diametro, poi abbiamo costruito, adesso che poi utilizzeremo tra poco, delle rotelle da pizza un po' giganti, hanno 3 metri di manico, la rotella 80 di diametro, non sappiamo se tagliano perché comunque sono anche con immagini grafiche, e poi c'è una rotella per di Share e una rotella sempre per Dottor Share con marchio DS, quindi invito poi a fare questo taglio, questa immagine. La pizza contiene anche in teoria 4 tonnellate e mezzo di pomodoro, non è bastato, lì abbiamo sbagliato la misura, ci sono 5 tonnellate di pomodoro, abbiamo telefonato a Cirio di Corsa che è partita con un carico che è arrivato di notte, ci sono 200 casse di rucola, il lievito era 250 kg, riguardo al parmigiano reggiano 3 intere forme, ce lo siamo fatto dare grattugiato perché sennò sarebbe stato impossibile grattugiarlo qui, ci voleva magari una grattugia, facevamo anche il Guinness di quel tipo lì. E riguardo agli altri prodotti, non so se li ho detti tutti, di mozzarella parliamo di altre 4 tonnellate, sono 23.000 kg e sono qui pronte a disposizione. Il peso è chiaro che è stato calcolato con i prodotti alimentari a monte, quindi poi nella cottura a volte c'è, potrebbe pesare qualcosina in meno, Ottavia, però non tanto di meno, sono sempre tonnellate. La circonferenza è 125,6 metri di diametro, la cosa particolare è che avevamo le radioline all'inizio, abbiamo finito le batterie,
e per parlarci da una parte all'altra si gridava, primo giorno, secondo, terzo giorno, il quarto giorno ci telefonavamo perché non avevamo neanche più la gola. Dove sei? Metti qui, no, spostalo là, perché cosa hai detto? No, dall'altra parte, quindi queste cose di retroscena divertenti. Poi ci siamo tirati il pomodoro addosso, avevamo indumenti tutti con il nylon, ho delle fotografie che poi la sera quando arrivava il catering ci portava da mangiare, maccheroni al pomodoro, non ce la facciamo più. E Giannotte si è tirato addosso una cassa di mozzarella intera, sbagliando il tiro, l'ha tirata in faccia a lui e poi dietro. Ci siamo veramente divertiti tanto. Ci sono stati anche dei momenti più particolari, perché mentre andavamo a lavorare appunto queste parti, di mano in mano qualche collaboratore, sapendo che queste parti interne hanno dei nomi, sono persone care che abbiamo voluto dedicare questa immagine, e abbiamo dedicato anche altri quattro angoli a persone care di questi collaboratori. Ci è sembrato giusto fare questo gioco, e Ottavia era il nome, è ancora il nome di mia madre, mi sono ispirato a quello cercando un nome un po' storico, lo rappresenta. Però poi abbiamo dato anche altri significati, perché il nome Ottavia vuol dire ottavo figlio. Ottaviano Augusto è il re di Roma, che ha dato un po' una svolta all'epoca romana, e è durata 300 anni la sua politica. E riguardo all'otto, è divisa in otto spicchi, il piatto è ottagonale e l'otto rovesciato è il simbolo dell'infinito. Vorrei concludere così: per noi è stata una fatica infinita. E ci siamo anche commossi perché andavamo a casa, scusate un po' l'emozione, andavamo a casa la sera, io stesso a volte dicevo non so se riusciamo a finirla, se non riesco a finire il dottor Ladurner cosa dice, il presidente Fiera cosa dice, e quindi sarebbe stato un Guinness al rovescio, perché per noi è importante portare avanti questo argomento anche per un discorso sociale e credo mondiale. Ultima cosa, ci fa molto piacere perché Nip Food è nata tanti anni fa nel piazzale di una chiesa, la chiesa Santa Rita di Forlì, per fare attività di beneficenza, parliamo di più di 20 anni fa. Poi facendo questa attività abbiamo così creato una squadra e studiamo ricerca per l'alimentazione e quant'altro. Ci fa molto piacere che credo la metà di questa pizza oggi vada al banco alimentare. Ti ripasso il microfono e ringrazio tutti. Certamente, grazie Doviglio. Una pizza che sa anche di impegno, allora chiamiamo il presidente di Banco Alimentare, il dottor Lorenzo Veltri. Quindi sta anche loro bronco. Che succede? Venga, venga pure, siamo in diretta, non c'è problema. Buonasera. Sì, è certo. Scusate, sì, certo. No, mi ero anch'io un po' emozionato per le parole di Doviglio. Presidente, allora, un grande impegno quello di Banco Alimentare. Sì, noi siamo assolutamente felici di partecipare oggi a questo grande evento del record della pizza, perché la nostra attività si è associata a questo. Prima si parlava di che fine fa la pizza che non viene utilizzata stasera. Verrà donata a nuove strutture caritative della città di Roma che la utilizzeranno in loro mense per i poveri, quindi domani potranno partecipare di questo record anche chi ha oggettive difficoltà a nutrirsi in maniera adeguata. Gianni Colacione per Liberi.tv, oggi siamo alla nuova Fiera di Roma dove c'è stato un evento molto particolare, un nuovo Guinness, credo che sia il primo per questa struttura, e siamo in compagnia del direttore dei servizi omologazione del Guinness dei primati, il signor Marco Fregatti. Perfetto, ci descrive un pochino di che si è trattato e soprattutto se avete in qualche modo altre esperienze con questo tipo di Guinness. Allora, il Guinness misura le eccezioni, i superlativi di tutto il mondo, e la pizza che abbiamo visto oggi è effettivamente la pizza più grande del mondo senza glutine. La pizza è stata realizzata in base a un regolamento, quindi deve rispondere a determinati requisiti di forma e anche di qualità. Una particolarità molto importante è che alla fine della realizzazione della pizza questa dovrà essere consumata
e deve essere prima di tutto commestibile, poi dovrà essere anche consumata, quindi il banco alimentare si occuperà della somministrazione dei pezzi di pizza a diverse organizzazioni. Ah, quindi praticamente non sarà contestuale in questo momento, diciamo, della proclamazione la consumazione? Infatti noi siamo anche qui per verificare che effettivamente tutte le fasi della proclamazione vengano completate. Ho capito. E sappiamo che ci sta anche un risvolto sociale, poi ne parleremo con diciamo coloro che un pochino sono stati più gli artefici, ma ci sta anche un controllo per quanto riguarda il Guinness, per quanto riguarda gli ingredienti, cioè un certo tipo di ingredienti, perché mi pare che questo è un record di una categoria non solo pizza, ma una cosa un po' più specifica. È vero, si tratta di una pizza senza glutine che ricade in una categoria diversa rispetto alla pizza artigianale tradizionale, perché la lavorazione delle farine senza glutine presenta una serie di difficoltà molto più complesse rispetto alla lavorazione delle pizze tradizionali. E quindi il progetto si è configurato come un vero progetto di architettura quasi e di ingegneria. Le varie fasi sono state studiate per settimane per realizzare un prodotto di qualità che fosse alla fine effettivamente bello da vedere ma anche commestibile. La ringrazio, un'ultima domanda, ma in questa categoria già c'era un record oppure apriamo una nuova categoria con questa pizza senza glutine? Apriamo una nuova categoria con questa pizza, però la cosa interessante è che effettivamente questa pizza è più grande della pizza esistente della categoria tradizionale, quindi con il glutine, quindi è senz'altro sotto tutti i punti di vista la pizza più grande del mondo. Grazie, grazie ancora e appuntamento su Libri.tv. Grazie. Che duri un minuto! Doviglio, anche le rotelle da voi progettate stanno funzionando, un po' di fatica però il taglio c'è veramente. Il taglio c'è veramente, le rotelle pesano circa 7 kg e quindi anche il peso della ruota maggiore. Chiaramente è un'affidatura approssimativa, però vedo che comunque taglio. Vado a vedere i tuoi colleghi. Ecco i primi quadratini di pizza, le prime tele, eccola qui. Ah, straordinaria. Mamma, 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 c'è nessuno. Eccolo. Là. Da qui guarda. Bene, allora proseguiamo. Noi l'abbiamo già assaggiata, le prime quinte è buonissima. Bene. Testimonianza autentica. La pizza è buonissima, ringrazio la Char di aver proposto questo evento, spero che ne faccia degli altri, perché per noi celiaci che non possiamo mangiare niente, sono grosse possibilità e opportunità queste. Grazie. Assaporare per valutare. Per essere partecipi del Guinness. Per essere partecipi del Guinness, come dice la Camera Woman. Prova, diciamo, di sapore. Il sapore è buono, consistenza un po' inconsueta, però insomma è buona. Che dice Michele? È buona, è buona. Edoardo? Edoardo, parere? È mangiabile. È commestibile. Una testimonianza più che autentica. Marco ha appena mangiato la pizza. Come ti sembra, Marco? Buona. L'hai già mangiata, pizze per celiaci? Come ti sono sembrate? Questa qua rispetto alle altre, come ti sembra?
non lo so, più buona di altre, uguale alle altre, peggiore delle altre? Uguale. La mamma è d'accordo o no? No, vabbè, è diverso il gusto della pizza celiaca. Diciamo che, ecco, voi mi avete capito che siete un po' esperti in materia di preparazioni per celiaci. Come vi sembra il gusto di questa pizza rispetto alle altre per celiaci? Allora, questa, vabbè, perché quando è calda è buona, ovviamente, però ci sono alcune migliori e altre peggiori, diciamo, una via di mezzo. Grazie alla mamma di Marco e a Marco. Ciao. Testimonianza autentica di? Marta. Marta, tu sei celiaca? Sì. Come ti sembra questa pizza? Buona, un pochino più cotta sarebbe stata perfetta. Senti, quindi tu sei celiaca, conosci, diciamo, gli alimenti per celiaci. Come ti sembra, diciamo, standard qualitativo e anche il sapore di questa pizza rispetto agli altri alimenti, alle altre pizze per celiaci? Quella fatta in casa è sicuramente più buona, però è buona. Grazie Marta.